Ieri abbiamo avuto modo di conoscere dalle cronache giornalistiche un nuovo episodio della gestione della ricostruzione post-terremoto secondo il governo. Io sono stato veramente esterrefatto da questa scelta e soprattutto dalla modalità con la quale, tramite sorteggio, si sta andando a dare risposta ad esigenze fondamentali come quello di un tetto sotto cui ripararsi. Credo che sia il fallimento totale di qualsiasi scelta politica seria di risposta a questa emergenza che, lo ricordo, nei mesi passati ha visto sfilare tutte le componenti del governo, dal Presidente del Consiglio, poi quello successivo, anche il Presidente della Repubblica, con rispetto, ma i ministri, andare sul campo e prodigarsi nello spendersi per soluzioni veloci, sicure e per tutti. Non lasceremo indietro nessuno. Presidente, è vergognoso che ci sia stato un sorteggio. Dopo la disgrazia, dopo la mala sorte, adesso ci si deve affidare alla buona sorte. Ma questa non è una modalità seria con cui operare. Non è possibile che si proceda con questa modalità, con gente che ancora oggi aspetta sotto le tende, sotto la neve. E la cosa che è ancora più raccapricciante è che ci si affidi alle raccolte di fondi privati, quando ci sono centinaia di milioni che dovrebbero essere a disposizione, e quando, purtroppo, lo dico veramente per l'ennesima volta, la burocrazia sta vincendo sul buon senso. Io ho parlato negli scorsi giorni ancora col sindaco di Norcia e mi sono trovato davanti una riflessione semplice: sta vincendo la burocrazia, sta vincendo la necessità di garantire la sicurezza degli appalti rispetto al fare gli appalti. Allora, questa non è una modalità seria con cui dare risposte serie a un paese che vuole essere serio, un governo che vuole essere serio. Io sono veramente rammaricato, non dico altro, Presidente, perché vorrebbe dire scadere nel contenuto. Nei prossimi giorni tornerò ancora in quelle case, tornerò ancora tra quella gente e riporterò ancora in quest'Aula del Senato la situazione e la condizione. E chiedo a lei, Presidente, di attivarsi, come ho già fatto a suo tempo presso la Commissione Agricoltura, perché ci sia una visita seria della Commissione per considerare le condizioni con cui gli agricoltori sono ancora abbandonati. Altrimenti avremo abdicato al nostro ruolo, e questo non possiamo permettercelo. Noi non lo permetteremo.